sapendo fare delle somme, io posso calcolare qualsiasi polinomio di qualsiasi grado. Questo era il metodo che spesso veniva insegnato agli operai del calcolo, diciamo, che sapevano solo fare somme, per calcolare tabelle complesse. Lui disse, questi calcoli possono essere fatti, una sua celebre frase di quel periodo, possono essere fatti con il vapore. Nel senso che lui diceva, con un motore, il motore migliore dell'epoca era il motore a vapore, lui diceva, io voglio far calcolare al vapore. Cioè, calcolare da una macchina. Allora lui progettò, questo è un disegno del 1830, stiamo parlando di un po' di tempo fa, progettò un calcolatore che sapeva addizionare differenze finite, cioè implementava quell'algoritmo che abbiamo visto. Solo che questa macchina era costituita circa da 25.000 parti nei suoi disegni. E di queste 25.000 parti, 12.000 erano solo per fare la stampante. Quanto sarebbe pesata una macchina di questo tipo? Boh, sarebbe pesata 3, 4, 5 tonnellate. E quanto era grande? Beh, era alta circa 2 metri e mezzo, larga 2 metri, profonda 1 metro. Questa macchina qui, se andiamo a ingrandire quel particolare, possiamo notare una cosa simpatica, aveva le ruote, perché lui voleva farla in qualche modo trasportabile. Quindi è un primo computer portatile dell'epoca. No? Ci andava un argano a muoverlo, però aveva le rotelle. Questa è una cosa veramente, se andiamo a vedere i disegni di Babbage, si notano delle cose veramente particolari, tipo le rotelle per smuovere la macchina. Per lui si poneva anche questi problemi molto, molto pratici. Sta di fatto che lui chiese dei finanziamenti al governo inglese che glieli concesse, riuscì a convincere tutti, era molto bravo a raccontare le cose, lui era molto convinto di quello che voleva portare alla realizzazione, dimostrò che con questa macchina non ci sarebbero più stati errori, lui portò anche delle statistiche dicendo quante navi si sarebbero salvate evitando scogli, evitando secche, grazie a delle tavole di navigazione migliori, come le compagnie di assicurazione avrebbero potuto calcolare meglio i loro dati. Bene, il governo inglese spese circa 17.000 sterline dell'epoca. Notate che all'epoca con 17.000 sterline ti compravi 20 locomotive. Stiamo parlando di una discreta sommetta, 20 locomotive l'equivalente. Lui iniziò a costruire qualche migliaio di parti. Lui in realtà dava delle indicazioni dei bravi artigiani che con la precisione dell'epoca facevano fatica a ottenere la precisione che lui voleva, ma costruirono migliaia di parti di questa macchina. Lui mise altrettanti soldi di suo, per questo progetto. Sta di fatto che nel 1842 lui continuava a procrastinare certe scelte relative a questa macchina perché è davvero nerd, aveva in mente delle nuove soluzioni. Invece di finalizzare il progetto disse ma io voglio fare una cosa migliore, aveva già in mente delle cose relative alla macchina analitica di cui poi in effetti si occupò. Sta di fatto che grazie anche a una commissione in cui lavorò un astronomo reale che era questo Bilderheire, il progetto fu... Per Babbage no, in realtà non ebbe più i soldi per portarlo avanti. Che cosa resta di questo progetto? Resta una parte, grande circa un settimo della macchina finita, in grandezza 1-1, nel senso che questa parte è in dimensioni reali, ma è un settimo della macchina completa. Lui la utilizzò, questa macchina, è esposta allo Science Museum di Londra, è costruita da un validissimo artigiano di cui Babbage si... cui Babbage si affidò, che si chiamava Joseph Clément, lavorava spesso con Babbage, poi ci litigò in un modo terribile, non gli diede più indietro i disegni, Babbage voleva fare spostare il laboratorio di Clément vicino a casa sua, questo disse no, piuttosto non ti rendo più i disegni, insomma ebbero un sacco di vicissitudini che nella biografia di Babbage sono ben ricostruite. Di fatto però questa macchina, che è funzionante, implementa il metodo delle differenze finite, rappresenta uno dei primi esempi assoluti di una macchina in realtà non programmabile, perché la flessibilità che aveva era impostare il coefficiente delle differenze e i primi valori, poi successivamente addizionava, però dava la possibilità, girando una manovella, di fare quel lavoro che fino ad allora richiedeva comunque una mente umana. Tant'è
che in una biografia di Babbage scritta nel 1870 da Buxton, quindi quando ancora Babbage era vivente, troviamo quest'altra famosa frase che dice che la meravigliosa polpa e le fibre del cervello erano state finalmente sostituite da ottone e ferro, e Babbage aveva insegnato a pensare agli ingranaggi, o almeno a far finta di pensare. Questa è la frase che nel 1870 venne scritta. Pensate, no? Che bella idea, cioè siamo riusciti, una sorta di intelligenza artificiale ante litteram, se vogliamo. No? Pensate che questa biografia, scritta da Buxton, è stata pubblicata solo nel 1981.